modo incisivo, efficace, che fa riforme serie. Ecco, io penso che il valore di questi 4 anni sia tutto, diciamo, in questa cifra di serietà con la quale abbiamo affrontato i problemi della Puglia. Siamo con l'avvocato Camillo Larato, il candidato per il Partito Democratico al collegio Sant'Eramo Cassano. Avvocato, come si è giunti alla scelta per questo duro compito? Guardi, la scelta è stata, insomma, il frutto di un percorso piuttosto, tra virgolette, semplice, perché c'è stata una grande unità e unitarietà di intenti tra il coordinamento cittadino di Sant'Eramo e il coordinamento cittadino di Cassano. Io voglio ripeterlo ancora una volta: noi abbiamo degli strumenti, delle regole altamente democratici che consentono a tutti, sia gli iscritti al Partito Democratico che anche qui che fanno parte del coordinamento dei circoli stessi e quindi quasi inseriti nell'organigramma del partito, che ha dei semplici simpatizzanti purché iscritti al PD, di potersi candidare alle cariche elettive nei collegi uninominali raccogliendo un certo numero di firme proporzionalmente al numero di elettori aventi diritto. Noi questo l'abbiamo fatto, abbiamo raccolto le firme per la mia candidatura, le abbiamo giustamente e diligentemente, come dire, concordemente raccolte insieme al circolo cittadino di Cassano e quindi abbiamo predisposto il tutto affinché nell'eventualità si giungesse alle primarie che erano previste per la metà del mese di gennaio di quest'anno. Ciò non è avvenuto in quanto le uniche firme raccolte e presentate unitariamente dai due circoli erano quelle sulla mia persona e quindi non si sono fatte le primarie, ma si è raggiunta una intesa tra i due circoli cittadini componenti il collegio per la mia candidatura. Quindi questo mi porta a maggior ragione ad un impegno forte, perché è frutto di una sintesi unitaria delle due componenti cittadine del nostro partito. Con lei è una delle sue prime esperienze in campo politico. Quali sono le prospettive che vede per il nostro territorio, sia in ambito appunto politico che in quello culturale e sociale? Guardi, in politica sono piuttosto fresco, perché la mia esperienza parte nel 2007 con elezioni amministrative a Sant'Eramo in Colle, dove mi sono candidato nella lista della Margherita e dove sono poi risultato il primo tra gli eletti dell'intero schieramento di centrosinistra che appoggiava il candidato sindaco Carlo Cardinale. Da allora la candidatura era anche tutta lanciata sulla prospettiva del PD, perché ho sempre creduto nella necessità di creare nel nostro paese e soprattutto nel nostro territorio una forza di centrosinistra veramente e autenticamente riformista e alternativa a questa destra che adesso governa il nostro paese e alcune nostre realtà comunali come quella di Sant'Eramo in Colle, nella quale io nutro tutta una serie di dubbi che mi astengo in questa sede da sollevare, ma che ritengo debba essere combattuta. Soltanto la presenza sui territori di un grande partito autenticamente riformista e di sinistra può consentire di affrontare nel migliore dei modi i problemi strettamente collegati alla natura del nostro tempo e la contingenza anche economica. Teniamo presente che noi abbiamo un grosso problema relativo all'agricoltura, ormai abbandonata a se stessa da tutte le forze, o quasi tutte le forze politiche. Abbiamo un grandissimo problema per quanto attiene ai livelli occupazionali nelle industrie e nelle piccole e medie imprese che aspettano una risposta sia dal governo centrale, quindi da Roma, sia dal livello locale, quindi dai comuni e dell'amministrazione. Beh, noi ci dobbiamo porre come obiettivo quello di tutelare quelle fasce di popolazione che siano deboli o meno, ma che in questo momento hanno bisogno della massima attenzione da parte delle forze politiche. Mi riferisco anche alle imprese che fanno salti mortali per cercare di mantenere il livello occupazionale, per cercare di far fronte alla concorrenza e alla crisi violentissima e durissima che si sta battendo su di loro. Il nostro compito è questo: cercare in qualsiasi modo di dare un sollievo, di dare un appoggio, di dare la possibilità a chi crede nello sviluppo di questa parte della Murgia di potersi riconoscere una forza politica che faccia solo ed esclusivamente i loro interessi. Questo è, e questo deve essere, credo, non solo il mio obiettivo, ma l'obiettivo di tutte quelle persone che credono nel futuro della nostra area, della nostra zona.
Ecco, per quanto invece riguarda l'attuale amministrazione in carica, come pensa che abbia operato? Quindi è possibile stilare un sommario bilancio? Si riferisce all'amministrazione di Vella? Esatto. Beh, io credo che l'amministrazione di Vella si inserisca in quel solco di buon governo che ha caratterizzato l'operato dell'amministrazione di centrosinistra nella nostra regione, sia la regione che la provincia. Sicuramente ha operato in maniera esemplare. Abbiamo tutta una serie, io non vorrei annoiare né lei né chi ci sta ascoltando in questo momento, ma c'è tutta una serie di interventi che noi ci riserviamo di illustrare in una conferenza monotematica, ma che riguardano quelli che sono gli ambiti di competenza strettamente della provincia, che sono la viabilità, le scuole, l'edilizia scolastica. Adesso ha una delega importantissima che è quella della formazione professionale, che si riallaccia al discorso che ho fatto prima dell'aiuto e del sostegno delle imprese a livello occupazionale e anche all'agricoltura. Beh, sotto il profilo della viabilità io credo che voi a Cassano abbiate avuto degli esempi per quanto riguarda la circonvallazione esterna e gli interventi a sostegno della viabilità, e credo che ciò sia avvenuto anche per l'edilizia scolastica, dove insomma Cassano ha un fiore all'occhiello, il liceo scientifico che io ho frequentato quando la sede non era quella attuale ma era quella vecchia, sono passati parecchi anni. Quindi indipendentemente dai fatti concreti, cioè dalle opere concrete che sono state realizzate nell'amministrazione di Vella, il segno, la cifra di questa amministrazione è altra, cioè la vera buona amministrazione, cioè l'efficienza e la funzionalità della macchina provincia che risponde a quelle che sono le esigenze e dei cittadini e del territorio.